amici, ci ritroviamo dopo la Settimana Santa e la Pasqua, questo tempo difficile di dolore, di morte, di distanza. Il Signore ci ha tenuti vicini in questo tempo, abbiamo celebrato con le nostre comunità chi poteva, forse tanti anziani, tanti malati non hanno potuto fare, ma hanno seguito il Signore in questa via dolorosa verso la croce e verso la gioia della Pasqua. Un angelo appare alle donne che vanno al sepolcro, impaurite ma pronte anche a prendersi cura del corpo morto di Gesù. Non lo trovano, trovano la pietra ribaltata e un angelo che annuncia loro che il Signore, coloro che cercavano il crocifisso, è risorto e li precede in Galilea. Cari amici, questo angelo, la parola di Dio, appare anche a noi, ci parla nel dolore di questo tempo, nella paura, quelle donne ebbero paura, ci parla della paura, del dolore, della fatica, ci parla per dirci che il Signore è con noi, che non ci ha abbandonato, ma ci precede, è davanti a noi, è con noi ma ci vuole portare fuori, ci vuole portare avanti, ci vuole fare camminare nel mondo, nella vita, accanto agli altri, per fare come ha fatto lui, per incontrare chi soffre, chi ha bisogno, per dare una mano, per sollevare, per prendersi cura degli altri. Questa è la Pasqua, vi precedo in Galilea. Dobbiamo tutti tornare all'inizio come quei discepoli. La Galilea fu il tempo dell'inizio, della chiamata dei primi discepoli, degli incontri di Gesù. Cari amici, siamo chiamati a tornare un po' all'inizio. La Pasqua è sempre un nuovo inizio per la nostra vita, per le nostre comunità. Che nessuno di noi pensi di aver fatto tutto quello che doveva fare oppure di non poter fare niente in questo tempo, non è vero. Noi dobbiamo essere per tutti come gli angeli della Pasqua, che parlano della vita in questo tempo difficile, che sollevano, aiutano, si prendono cura. E allora andiamo ad incontrare Gesù in Galilea, accogliamolo. Lui viene in mezzo a noi, vuole essere il Signore della vita in questo tempo difficile, il Signore che si prende cura di noi e che invita noi a prenderci cura degli altri, a rendere partecipi tutti, anche chi è lontano dalle nostre comunità, dalla Chiesa, anche chi ci è estraneo o talvolta nemico, possa gustare attraverso il nostro sguardo, le nostre parole, i nostri gesti, la gioia della Pasqua, la gioia della vita che si fa vicina, che aiuta, che cura, che si prende cura degli altri, soprattutto di chi soffre, di chi fa fatica, di chi è anziano, di chi è malato e di chi è più debole. Affidiamo tutti al Signore, ma chiediamo al Signore che la Pasqua sia per tutti davvero un nuovo inizio.